in azienda abbiamo fatto questa sala di degustazione dove abbiamo unito le mie due passioni, vino e ciclismo. È stata un'emozione vedere il Giro d'Italia attraverso i nostri vigneti. È stata una giornata incredibile dal punto di vista sia spettacolare che per me emotivamente proprio. Questo nome altosonante risale alle origini della metà 800 dalla famiglia Ciacci, la quale figlia Elda si unì in matrimonio al conte Alberto Piccolomini d'Aragona e quindi è nata l'azienda Ciacci Piccolomini d'Aragona. Era una grande azienda di mezzadria che si sviluppava dalla parte nord di Montalcino fino alla parte sud del paesino dove ci troviamo, di Castelnuovo Abate. Il vino che veniva prodotto nell'azienda era solo il vino per far bisogno della proprietà, non è che c'era una commercializzazione, non è che c'era un'impronta vitivinicola. Mio padre è arrivato in questa azienda nel 1962 come amministratore. Ha subito incominciato a fare investimenti sul ripristinare questa cantina dove ci troviamo, renderla cantina, incominciare a fare nuovi impianti, nuovi vigneti, a creare una zona di imbottigliamento, una zona di vinificazione vera e propria. Nell'85, morta la contessa, viene aperto il testamento dopo alcuni mesi e dove mio padre era nominato erede universale. Nelle sue parole di lascito c'era: così facendo sono sicura che il mio nome sarà conosciuto in tutto il mondo, perché sapeva cosa erano già le volontà di mio padre. Dai 2 ettari iniziali oggi siamo arrivati a 58, per cui l'azienda è cresciuta enormemente, è un terreno accorpato tutto insieme, quindi anche di facile lavoro. Siamo nella zona sud-est di Montalcino, per cui siamo in parte riparati dal Monte Amiata, ai piedi dei nostri vigneti abbiamo il fiume Urcia e dall'altro lato c'è l'influenza marina. Abbiamo un'esposizione dalla mattina alla sera, poi abbiamo questo terreno molto galestroso in superficie e se si arriva poi a 30-40 cm di profondità abbiamo questo suolo abbastanza argilloso per fare come serbatoio di acqua. Abbiamo la radice in umido e la testa sempre al sole. Il primo vino è la nostra riserva del Pierrosso, il rosso di Montalcino e poi abbiamo 2 Sant'Antimo, un blend Cabernet e Merlot Ateo e Fabius, che è un Syrah in purezza 100%. A Siena esisteva il comitato cateriniano. Nel 2004, anno di morte di mio padre, era stato insignito come migliore imprenditore e quindi io e Lucia abbiamo pensato di chiamare Santa Caterina d'Oro la nostra riserva del Pierrosso e dedicarla a lui. Era la prima uscita, abbiamo preso questi 100 punti, quindi più soddisfazione non ci poteva essere.